Ciao a tutti grandissimi, sono Ciao qui ragazzi. con Daniele, Colonia Veneta, e mi permetto di ricordare, oltre che siamo alla gioielleria Sandri, che l'8 di Ma dicembre, facciamo un festone. solito, Come ogni anno si fa festa l'8 dicembre. alla grande e sì. Beh, ovviamente siamo in Veneto, cosa vuoi? Sì, il mandorlato va bene, ma bisogna anche metterci un po' di bisogna anche vino. mandarlo giù, Esatto. c'è una grande festa, festa del mandorlato, festa gioielleria. Seiko. Assolutamente, evento Seiko, avremo un sacco, beh, Seiko è Seiko, dai, Seiko. non c'è da dirgli niente, avremo un sacco di orologi da provare, guardare, commentare insieme con me, zio Paul che sarà Ci sono presente anche qua, io lui. garantito, voi vi trovate con una stecca di mandorlato, una bottiglia in mano, un Seiko al collo. Quindi la prendiamo anche per fare il raduno del canale, insomma, Sì, sia il tuo che anche il mio piccolino, perché adesso è anche il mio piccolino. Ecco, quindi ragazzi, venite numerosi, oltretutto cade di domenica, quindi Sì, dai, non sempre ci sono scuse, dai, tra l'altro una bella festa di perfetto. Ma paese. adesso, comunque, noi abbiamo preparato lo stesso una selezione di sei pasticcini, Ah, sono sì, questi. bellini questi. Questi qua sono sei orologi particolarissimi. Abbiamo un Citizen, collaborazione con Fujifilm, Esatto. particolarissimo. Questo ha tutte le funzioni del mondo, farà anche il caffè, Sì, credo. anche C'è la un pasta, c'è la libro funzione. alto così da studiare. Questi c'hanno tutto. Questo è un Frederico Stanni, dicevi, Teldige limitato, Alley, la marca di la marca di automobili. automobili, Quindi, sì, esatto. quelli che danno, oltretutto, ecco, qua c'è una Sì, c'è un confezione box bellissimo con il bellissimo. modellino della macchina, sì. Molto bello anche l'orologio verdone, ci sta. Poi passiamo a un Bulova Lunar Pilot in questo colore che Magnifico, è bello. magnifico, Sì. lucidissimo, molto appariscente, bello, calibro al quarzo precisissimo, insomma un grande classico Lunar Pilot, lo Ma conoscono sì, dai, tutti. Si insomma, Luna. rinnova ogni tanto, però è diventato già un instant classic. Seikone, perché il Seiko non può mai mancare, Seiko 5, questo è Limited limitato. edition, hanno fatto una limited edition in onore a uno È uno skater skater. giapponese Comunque, famosissimo, dopo ve lo dico io nel dettaglio. Yuto, Yuto qualcosa. Sì, noi non siamo proprio. Yuto Arigome, Origome, Forse è una una cosa roba così. del genere. Noi non siamo sicuramente pratici del mondo dello skate. Penso sia No, forse così. neanch'io. Tu sei un subacqueo, io sono un ragazzo delle giostre, quindi più Bello che l'orologio, ma di sì, no, skate proprio. skate niente. Però l'orologio è molto interessante. E oltretutto è anche una limited abbastanza stretta perché mi pare 4.000 4.000 pezzi, pezzi, sì. che per un Seiko 5 è tanta, No, tanta tra roba. l'altro, Paolo, guarda, ho provato a cercarlo su Google. Fa un po' fatica. Però Non si trova l'orologio, una roba incredibile. è bello, Sì. sfiziosissimo. Continuiamo con un grande classico che è il Longines Bigai, insomma, Sempre sempre bello, io credo anche che bello. per l'autunno-inverno sia sempre perfetto, col suo bel Stupendo. pelle, un bel orologione da aviatore. Rapporto qualità-prezzo anche secondo me Alla grande. sorprendente perché oggetto giusto, prezzo giusto, estetica da urlo. Chiudiamo con il gioiello della corona che è questo BOMC Clifton Ah sì, Day Fasiluna. Date Fasi Luna, Bello. movimento di manifattura. Anche qui siamo di poco sopra i 5.000 euro per un orologio che ha un calibro secondo me importante, una gran bella estetica, Madonna. ci sta. Guarda, tra l'altro volevo farti notare che nonostante comunque, essendo un Fasiluna, resta molto sottile la Sì, poi cassa. hanno fatto anche un bel lavoro sulla Dopo, insomma, cassa. quando li fai vedere da vicino Sì, si qua, renderanno conto anche ragazzi, la cassa. questo io ve lo dico, BOMC comunque lavora, Madonna, si può dire bellissimo. niente, fa degli oggetti fatti bene, grande qualità, prezzi molto ragionevoli, casse ben lavorate, i calibri sono spaziali, quindi Baumatic, Valfloria, tanta è roba. sempre tanta tanta roba. Adesso io ve li faccio vedere, poi ci vediamo dopo, ditemi anche la vostra nei commenti, vai che si vola. Ed eccoci grandissimi, qua non si perde tempo, partiamo belli carichi, Frederico Stant Vintage Rally edizione Halley, quindi riferito alle automobili storicissime inglesi che hanno fatto e che fanno tuttora epoca. Abbiamo un bel crono da 2690 euro che misura 41 mm di diametro per 14 di spessore, 5 bar che sono più che sufficienti per farsi ritirare la patente di impermeabilità, 2888 pezzi limitati. Quindi abbiamo un bel cronografo, sia sportivo che elegante, di questo Racing Green con questo bel pelle traforato. Le sfere sono tutte rosse. I tasti cronografici veramente belli con questa zigrinatura sopra, questo
questa finitura per conferire più grip, anche leggermente sovradimensionati. Orologio per tutti gli amanti delle automobili inglesi, ovviamente molto sportivo, ma come vi dicevo, allo stesso tempo elegante, perché la cassa è molto raffinata. Il calibro incassato è un calibro sellita, quindi massima affidabilità da questo punto di vista. Secondo me è un orologio molto bello, molto riuscito, davvero sfizioso e decisamente racing green, quindi molto molto inglese come look. Ve lo faccio vedere indossato sul mio polso da 18 e mezzo, 19, guardate qui, secondo me ci sta un amore, una vera bellezza, orologio che non mi lascia assolutamente indifferente, anche perché Federico Stan non ne ha ancora in collezione, chissà come si evolveranno le cose. Adesso ragazzi, continuiamo. Per tutti gli amanti degli orologi Mazinga Z, qua ce l'abbiamo. Ecco, questo è uno di quei Citizen che voi comprate, vi dimenticate la manutenzione, vi dimenticate qualsiasi cosa, lo portate tutti i giorni della vostra vita e non si romperà mai. Vi rompete prima voi, garantito, parola di zio. Qua abbiamo un Citizen Geotracker Limited Edition, un orologio da 690 euro in acciaio da 46 mm. Radio controllato, eco drive, quindi si carica con la luce solare. La riserva di carica è di solo 2 anni e mezzo quando è carico al massimo, quindi insomma una cosa modesta. 200 metri di impermeabilità, una quantità di funzioni bestiali, un quadrante molto molto bello, una finitura nera per quella che è la cassa, uno di quegli oggetti totali perfetti per l'utilizzo sportivo quotidiano. È impermeabile, è radiocontrollato, quindi è precisissimo. C'è una serie di funzioni infinite che andatevene a vedere voi, perché io mi sono ubriacato a leggere tutte quelle che ci sono. Quindi un oggetto definitivo da utilizzo quotidiano per la persona sportiva. Oltretutto robustissimo, estremamente affidabile, Citizen è una garanzia, e con tutta la tecnologia e l'evoluzione del movimento Eco Drive, oltretutto, come vi dicevo, radio controllato. Ve lo faccio vedere sul mio polso, perché credetemi, è un 46 che non spaventa, guardate qua, a me veste benissimo, ripeto, un polso 18 e mezzo, siamo anche in inverno, quindi vi posso garantire che è estremamente portabile. Un bel bracciale realizzato come si deve, come sempre bravissima Citizen. Continuiamo con un grande classico, questa è sempre una fitta al cuore, un orologio bellissimo, davvero stupendo, uno dei pezzi più belli di Longines degli ultimi anni, la Vigation Big Eye, un orologio carico di storia, carico di heritage, il marchio Longines legato profondamente alla storia dell'aviazione, sono stati gli orologi dei pionieri di questo settore. Look inconfondibile, tre contatori con quello ad ore 3 sovradimensionato, così come i tasti per l'azionamento cronografico, belli grossi, belli ciccioni. 3.350 euro di listino, 41 mm di diametro per 14,5 di spessore, 30 metri di impermeabilità, il calibro è L688 con ruota colonne, 66 ore di riserva di carica. Veramente un orologio eccezionale che quando è uscito ha fatto una sensazione pazzesca. Un pilot di tutto rispetto, molto pulito, molto lineare, estremamente curato e ben realizzato. Un best buy di casa Longines. Il cinturino in pelle a un passo da 20, quindi ci potete giocare con tutto quello che volete, anche se personalmente la morte sua di questo orologio è con il nato, davvero aviatore. Ve lo faccio vedere indossato sul mio polso, perché sono 41 mm che non imbarazzano per nulla. Guardate qua che bellezza di orologio. Questa è la versione in acciaio, interessantissima quella in titanio, perché lì si va anche ad alleggerire molto il testone di questo orologio, che è un pochino pesantuccio, questo va detto, però fascino da vendere. Continuiamo con un orologio davvero sfiziosissimo, Bulova. Lunar Pilot in questa versione da 579 euro, da 43,5 mm per 13,5 di spessore, col quadrante rosso, molto bello, molto particolare, orologio che monta il calibro Precisionist di Bulova ad alta frequenza, quindi vi garantisce una precisione di più o meno 5 secondi al mese.
Quindi qua non avete più scuse, bisogna arrivare in orario per forza. Cassa molto bella, interamente lucida, con il suo bel bracciale. Ovviamente dietro vanno riportate tutte le scritte della missione che questo orologio è andato a sostenere moltissimi anni fa. Questa ovviamente è una reedizione moderna, una reedizione al quarzo che va ad omaggiare il suo nonno, quindi decisamente un orologio che si fa apprezzare per quelle che sono le forme, che sono decisamente somiglianti a quelle dello Speedmaster, e questo è anche secondo me uno dei vantaggi di questo orologio, realizzato molto bene, sicuramente di presenza, adatto per l'utilizzo quotidiano, 50 metri di impermeabilità, non credo che limitino affatto la decisione di portarlo tutti i giorni. Sicuramente un orologio molto bello, fornito in tante versioni di quadrante e anche dimensioni, oltre che finiture di cassa. Ve lo faccio vedere indossato perché sono 43,5 mm che stanno benissimo. Guardate qua, non sembra assolutamente un orologio di questa dimensione. Al polso risulta equilibrato, in questo caso molto lucido, con un bel colore di quadrante, anche un po' appariscente. E devo dire che a me non dispiace affatto orologio che potrei acquistare. Continuiamo con questa bellezza assoluta. Questo è un Clifton, Fasi Luna, Baume & Mercier. Allora, quando si parla di Baume & Mercier bisogna fare un attimo qualche precisazione. Questi sono orologi incredibili, orologi che offrono un rapporto qualità-prezzo davvero altissimo, perché guardate che razza di calibro c'è installato. Abbiamo un calibro Baumatic, adesso vi leggo tutta la sigla, che è il BM14-1975AC2. Fasi Luna. Un calibro molto bello, curato, montato in una cassa estremamente curata, estremamente bella, da 42 mm per 13,2 di spessore, 50 metri di impermeabilità, 5.300 euro di listino. Guardate quel calibro, che bellezza! Oltretutto 120 ore di riserva di carica, ben 5 giorni. Orologio classico che strizza un pochino l'occhio anche allo sportivo, vista la dimensione, molto molto curato il quadrante con l'indicazione dei date, con le fasi luna, veramente elegante anche il fatto che sia di questo grigio degradé, cinturino di questo verde petrolio con déployant, davvero molto molto bello. Baume & Mercier è un marchio che a me emoziona sempre tantissimo, e devo dire che questo orologio è decisamente un capolavoro. A me piace moltissimo, complicato, elegante e a mio gusto anche molto molto bello. Adesso vi faccio vedere come veste indossato al polso. Ecco qua, sono 42 mm che non imbarazzano per niente, perché guardate qui, secondo me la vestibilità c'è tutta, complice un lug to lug praticamente inesistente, perché il cinturino è attaccato alla cassa. Gran bell'orologio, un bel elegantone, approvatissimo. Concludiamo con un Seicone golosone, Seiko 5, versione limitata, 4.000 pezzi per Yuto Horigome. Quindi abbiamo un Seiko 5 limitato, che è sempre un gran piacere, che ha tutti i vantaggi di quella che è la linea Seiko 5, quindi casse decisamente iconiche. Un movimento che è 4R36, che letteralmente lo dovete pugnalare per fermarlo. La cassa è da 38,5 mm per 12,4 di spessore, 100 metri di impermeabilità, gran bella cromia in questo caso, un bel cinturino in pelle per questo Seiko golosissimo, che è sempre un gran piacere osservare. Tipica complicazione della linea Seiko 5, quindi abbiamo il day date e un quadrante per il resto molto molto completo ed accattivante. Ovviamente c'è il simbolo dello skater riportato sia sul quadrante che sul fondello, appunto l'edizione limitata per Yuto Horigome, scusate. 4.000 pezzi che possono sembrare tanti, ma per la serie Seiko 5 non lo sono affatto, perché questi orologi vengono venduti tantissimo e ne vengono prodotti altrettanti. Adesso vi faccio vedere come veste sul mio polso da 18,5 mm, questo 38,5. Ecco, guardate qua, secondo me ci sta alla grandissima. Anche qua si può giocare con qualsiasi tipo di cinturino
pelle, tessuto, quelle che volete. Adesso direi di tornare per le conclusioni, grandissimi. Ed eccoci tornati, grandissimi. Allora, orologi belli, 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 particolari, che dicono la loro assolutamente, quadrante del Citizen, così tutto è, ci sta alla grande. Però Daniele, dimmi il tuo preferito. Allora, nonostante le fasce di prezzo che comunque piacciono ce un po' per tutti, sì, ce n'è per tutti i gusti, tra l'altro tutti orologi un po' particolari che potrebbero rientrare un po' tutti nella mia... sì, nella mia bella sì, collezione, sì, anche nella mia. Però ti dico, per questo periodo così autunno invernetto, sto crono Alei col cinturino traforato, così questo verdone qua, eh bello, no, questo vero? Qua ci sta, sfere rosse, sì, danno quel due contatori, bello pulito. Poi, rosso e verdi sono i colori del Natale, quindi non diciamo che cadiamo anche esatto, giusto il mese esatto. Natale, sai che figurone fai sotto l'albero, sei perfetto. Sei perfetto. Io ragazzi invece vado più su qualcosa di esotico. Ah, sì, a me questo Bulova qua piace. Bellino, io devo dire che è un orologio che ovviamente ricorda molto lo Speedmaster, ed è forse anche per quello che a me piace così tanto. Però qua abbiamo una versione comoda, pratica, con un bel colore acceso, molto lucido. Ti dico, il polso mi ha dato una bella sensazione. Ma sai che sembra anche più piccolino? Sì. O no? È sempre un bel fagiolo. È un fagiolone, ma però sembra più smilzo, sì, questa colorazione. Questa colorazione sì. E però subito dopo devo dirlo, e questo sarà anche il preferito di Pedro in assoluto, questo Bove Messier è una roba, cioè bello, 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 grigio, no, ragazzi, bello, bello. Roba fatta come si deve. Seiko dice sempre la sua, perché intanto Seiko zitta zitta, insomma ogni tanto la sforna qualcosa di, sì, di la figa, linea Seiko 5, tac, e ci siamo sempre. Benissimo ragazzi, io vi invito a vedere questi orologi e tante altre cose, c'è Daniele, lo trovate qui a Colonia Veneta, Gioielleria Sandri. Mi raccomando, l'otto ragazzi, l'otto dicembre, facciamo ragazzi, un eventone con Seiko. Tra l'altro abbiamo un sacco di gadget Seiko, li distribuiamo così. Bottiglie Seiko per bottiglie tutti. E gadget Seiko per tutti. Però le bottiglie non saranno di sake. No, no, il sake c'entra poco. No, qua non si scherza, qua si beve bene, quindi mandorlato e bollicine. Ma qualche fetta di salame ci scappa. Bella grande. Ragazzi, dai, vi aspettiamo. Venite l'8 dicembre, venite a fare un giro qui alla Gioielleria Sandri a guardare un po' di bombe a mano. Io vi aspetto. Vi faccio vedere Pedrone. Pedrone ci vuole. E magari Pedrone te lo porto anche l'otto, che gli diamo una stecca di mandorlato. Non so quanto gli possa far bene, forse preferisce il salame, Pedrone. Beh, gli diamo un salame allora. Va bene ragazzi, vi aspettiamo. Ciao a tutti, ciao. Ed eccoci qua che si stira questa bella pantera da salotto. Ma dove? Ma Dudi! Eccoci qua, quattro di bastoni, abbiamo già le zampe in alto, le altre sono belle distese. Cosa mi gratti? Cosa mi gratti? Cosa tieni il muso in su? Ragazzi, vi ricordo l'8 di dicembre, Colonia Veneta, festa del mandorlato, ci siamo anche io e questo moschettiero dal muso a punta, quindi non mancate, non mancate, bel mustacchio. Come sempre è stato un piacere, da me, da Pedro, un caro saluto, ciao grandissimi. Sei sempre in posizioni hot così, Pedro, veramente un cucciolo bollente che batte cassa.